Bentornati sul mio canale. Oggi parlerò di cosmesi, make-up e prodotti per capelli per viaggiare. Quello che mi porto io, il kit, mini kit che mi porto io quando viaggio. Siccome questo canale tratta fondamentalmente di viaggi, e quelli che faccio un po' per lavoro, un po' per seguire il mio compagno e quant'altro, ho detto, ma mentre facevo la valigia e dicevo, ah sì, io metto sempre questi prodotti qua. Ho detto, ma perché non fare un video? Magari non interessa e quindi skippate, oppure se vi interessa vi faccio sapere che cosa io metto in valigia normalmente quando viaggio, anche perché ormai faccio le valigie in 3 secondi, butto dentro a seconda di dove vado, vestiti diversi, ma il make-up e i prodotti per capelli o per il corpo metto sempre gli stessi, perché io ho sostanzialmente nel tempo fatto dei mini kit che mi porto sempre in viaggio. I mini kit per il bagaglio a mano e i mini kit per il bagaglio in valigia. Sì, sono un po' fuori di testa, però è così. Soprattutto sul make-up mi sono fissata ormai e ho trovato delle chicche che secondo me erano interessanti da condividere con voi se vi interessa appunto questione viaggi. Allora, cominciamo da make-up, che è la mia parte preferita. Ci sono alcuni prodotti, in particolare una cosa che ho appena comprato, stupenda, che è questa. Questo kit, che veramente sembra un kit da viaggio, di pennelli. Ha dentro 5 pennelli che secondo me sono perfetti per qualsiasi tipo di trucco perché coprono tutto quello che vi serve. Quindi c'è quella grande senza, non sto a farvi una lezione di make-up perché non è il mio core business, non è la mia faccenda, però secondo me questo qui appunto per le polveri, questi per gli occhi, questo qui piccolino bellissimo e lo uso per fare le sopracciglia o sarebbe un contorno labbra, ma siccome io non faccio contorno labbra lo uso per riempire con l'ombretto scuro i buchi nelle sopracciglia. Anche perché vi dico subito, io non mi porto un mini kit ba super basic, super basic, l'essenziale, quindi non sto a portarmi la matita per la sopracciglia, il pennellino per la sopracciglia, cioè mi porto una cosa sola, pochi prodotti, ma che mi servono per tutto. Quindi questo qua, che è della Eco Tools, vabbè non so se si vede la marca, comunque Eco Tools, è bellissimo perché viene con questo astuccetto che si chiude, semirigido, questo astuccetto semirigido, che si chiude e diventa bellissimo da mettere in valigia. È molto pratico. Poi io nel tempo, che sono abbastanza una fissata di trucco, mi sono portata ho trovato alcuni prodotti che avevo dei doppioni, ho fatto un mini kit in una piccola valigetta perché così ci sta in qualsiasi angolo della valigia questo kit. Adesso devo cambiare angolazione. Ecco, sostanzialmente questo è il mio kit, quindi questo è quello che i pennelli che avevo fatto vedere prima. Le altre cose sono tutti doppioni di trucchi che io ho a casa che sono perfetti per fare appunto una mini trousse da viaggio. Quindi cominciamo con un fondotinta in polvere che mi serve semplicemente per togliere un po' il lucido dalla pelle, che è della RVB Lab dei Make Up. In realtà l'ho comprato da un estetista che costava relativamente poco. Non mi piace moltissimo, però per il viaggio va benissimo perché è giusto per togliere un po' di polvere, un po' di lucido, scusate, dalla pelle. Dopodiché vi faccio vedere subito questo mascara che è un formato piccolino, come vedete, quindi è perfetto per il viaggio. È un mascara che ho comprato quando ho fatto un acquisto online in una mascara volumizzante della farmacia Dottoressa Rovere. Avevo comprato un bellissimo, buonissimo bagnoschiuma che dopo magari vi faccio vedere. Loro, invece di farmi pagare la spedizione, mi hanno fatto tipo con 8 euro, mi ha dato questa mascara che mi è piaciuto tantissimo perché è piccolino e quindi è perfetto per il viaggio. Poi uso questa matita marrone che uso per il trucco giorno, che va benissimo. Questa matita nera che uso della Douglas, matita nera con dietro il pennellino per sfumatura, che è per il trucco notte. E una matita color diciamo perla, no? Un colore chiaro che serve a me serve per fare appunto luce sulle guance
piuttosto che sotto la riga delle sopracciglia, oppure nella rima interna degli occhi. Ed è, guarda, tre matite vi servono, almeno se avete il mio incarnato, vi servono per fare il trucco, qualsiasi, due tipi di trucchi, adesso vi faccio vedere. Io ho portato con me un extra pennello di quelli grossi ed è questo, l'ho preso da Yamamay. E è molto morbido e è fantastico perché lo chiudi così, lo chiudi ed è perfetto da viaggio perché non si rovinano le setole. Ho portato quest'ultimo pennello in più, in realtà questo qui non servirebbe, però perché è quello tagliato che serve per fare il contouring, che nel set che vi ho fatto vedere prima non c'è, però non è assolutamente fondamentale. Poi, tra i prodotti che mi ha regalato mia mamma, che ce li aveva extra, ho portato questa terra scura che io uso per fare il contouring, per scurire un po' le guance nelle parti sotto gli zigomi, e questo un po' più chiaro in realtà della mia pelle, un tono un bel po' più chiaro della mia pelle, come vedete, che mi serve appunto per fare i punti luce piuttosto che sotto le occhiaie schiarire un pochettino. Questo non è fondamentale, mentre quello del contouring secondo me sì. E poi, da Sephora ero andata a provare dei come si dice, correttori e mi hanno dato dei mini kit di correttori che io ovviamente me li accaparro perché me li porto quando sono in viaggio. Sono quelli in crema che servono appunto per correggere gli inestetismi, brufoletti e macchie. Poi avevo comprato sempre, ero in aeroporto, avevo fatto insieme al pennello, avevo comprato alcune cose della Yamamay che però vi dico non mi sono trovata bene. Ho questo blush un color rosa così, si è subito rotto, devo dire la verità, però secondo me io ho tipo altri tre blush, questo qui da viaggio va benissimo perché se si dovesse rompere, perdere la valigia così non l'ho pagato tanto, quindi va bene lo stesso, è comunque un bel rosa. E poi gli ultimi ma non ultimi sono appunto le mini palette per fare gli occhi, quindi ho questa palette, insomma, questi due ombretti che sono fondamentalmente un chiaro leggermente brillante che io tra l'altro uso anche per fare punti luce, schiarire un po' il puntiluce sopra le guance e uno scuro per fare la sfumatura dello scuro. Questi sono della Sephora. Avevo a casa questo che mi piace moltissimo, infatti lo porto, che praticamente era un duo, che il marrone scuro mi si è rotto e l'ho buttato, però ho voluto tenere questo qua, che è un dorato molto brillante, che io uso solo la sera, perché è veramente molto brillante. Adesso vediamo se riesco a fare come fanno le make-up blogger, così. Insomma, vabbè, comunque è molto brillante, è veramente bello, però essendo molto scintillante lo uso solo la sera, sopra la parte chiara di questo di Sephora. E poi ultimo e non ultimo, un mini kit che però secondo me è fondamentale. Questo l'avevo comprato in Norvegia ancora della Isadora, che è appunto semplicemente i chiari e i scuri. E questo qui lo uso per fare la sera il trucco. Mentre i toni del marrone con la matita marrone anziché nera la uso di giorno perché è meno forte il trucco secondo me. Insomma, tra i prodotti, vediamo se adesso riesco a switchare. Ecco qua, tra i prodotti make up è questo il mini kit che mi porto dentro questa piccola borsettina e ci sta tutto, è fighissimo. Poi uso la Quaderma per struccarmi perché è fondamentale. O in alternativa mi porto le confezioni, anzi spesso e volentieri mi sono state regalate in farmacia quando compro altri prodotti, ci sono questi prodottini piccolini, che sono, questo è un tonico della Vichy, che è in formato da viaggio e questo è l'acqua micellare della Avène, è un'acqua micellare della Avène e come vedete la confezione è piccolina quindi è perfetta per il viaggio, ci sta nel beauty case e vabbè io ho provato anche quest'altro, vabbè è un mousse della Avène, una mousse della Avène, a me piace l'Avène perché non ha odori, a me dà un po' fastidio i profumi delle cose quindi quella lì la uso spesso. E niente, poi io queste famose bustine per i liquidi e quant'altro sono fondamentali. Ogni volta che vado in aeroporto ne prendo 4-5 perché mi serve per tenere le cose dentro la valigia senza che vadano fuori. Vabbè, non vi so far vedere, comunque ci sono, c'ho questo
olio per capelli della Testa Nera Gliss Oil Elixir Quotidiano, olio per capelli, che io uso insieme alla crema per fare i ricci. Insieme alla crema metto un po' d'olio per rendere il capello più lucido, oltre che riccio. Poi vabbè, c'è un po' di smalti en passant. C'ho questo per le punture di zanzare che a me fanno dei gibolli tremendi. Ah, poi volevo farvi vedere questo, che secondo me è molto carino, che è della Veleda. Questo l'ho comprato in Germania, a Berlino. È praticamente un olio molto molto concentrato con un buon profumo tipo di arancio che serve un po' per tutto. Secondo me per il viso è un po' troppo intenso, un po' troppo unto, però per la pelle, cioè te ne metti una goccia e riesci a spalmarlo su tutto il braccio. È veramente bello ed è fighissimo perché è piccolino, come vedete. È molto concentrato. Ultimo, non ult anzi non è ultimo. Io ogni volta che vado in albergo mi premiciulo questi piccoli kit che hanno la cuffia, quella da doccia, e i mini kit che hanno dentro gli smalti, come si dice, la palettina per le unghie, la limetta per le unghie e soprattutto questi cotton fioc, quelli per struccarsi. Ne prendo sempre, tutte le volte che vado in albergo, anche se non li uso, li prendo. Lo so, sono quella che la poveretta che fa queste cose qua, però non me ne frega niente perché mi sono utilissimi quando invece vengo a casa di ospite di qualcuno oppure qui a casa del mio fidanzato e non ci sono queste cose, quindi non mi devo portare il pacco intero e mi porto tutti quelli che ho preso negli alberghi. Poi, ogni volta vado in profumeria, in farmacia, così faccio, ma non è che c'è dei campioncini, perché io adoro, voi non avete idea, ma sono perfetti, meravigliosi per i viaggi, questi campioncini. I campioncini crema nutriente. Questa crema, tra l'altro, l'ho provata stamattina ed è buonissima. Vediamo se si vede. Comunque si chiama crema alle cellule staminali del marchio Pharma Cosmetics. E quindi è molto buona. E poi quelle della Vichy che trovo nelle riviste. Insomma, sì, sembra una roba da poveretti, però in realtà risparmi tantissimo, tantissimo spazio in valigia, perché anziché portarti, soprattutto le creme viso sono spesso in barattoli di vetro, quindi magari si possono rompere, comunque sono molto ingombranti, ti porti questi qui in una taschina laterale del tuo beauty e per, diciamo, io uso uno di questi, uno misura 2 giorni, crema viso non ogni 2 giorni. Uno di questi lo uso per il corpo, le creme nutrienti, quelli occhi anche 1 o 2 giorni, le metto la sera prima di andare a dormire. Quindi praticamente se te ne prendi un bel po', per 2 settimane ce la fai. E poi un prodottino che secondo me è fondamentale per chi viaggia, che non è estetico, però è assolutamente fondamentale e che non ti danno mai, sono i tappini per le orecchie. Questi li ho trovati molto buoni perché sono ricoperti di cotone, in realtà dentro sono cerati. Vabbè, ve ne apro uno. Questi sono perfetti per l'aereo, per esempio io, vabbè, non ho dormito molto bene comunque, però ero di fianco a una persona che russava parecchio, a un uomo. E quindi praticamente si aprono e dentro sono cerati, sono morbidi. Tu li puoi praticamente fare della forma del tuo orecchio e te lo infili e veramente non senti più niente attorno a te. È anche pericoloso. Vabbè. E quindi questi tappini qua sono fondamentali per il viaggio. Calmor. 20 tappini, li ho pagati, mi pare intorno tra gli 8 e i 10 euro, non mi ricordo. Comunque 20 tappini, anche perché non sono monouso, li puoi usare più volte. Quando si sporcano, li butti. Però li puoi usare, secondo me, una 5-6 volte, insomma. E quindi questo è quanto sui prodotti per il trucco, per il viaggio. Avete visto il mio mini kit da make-up e non so, se voi avete qualche altra strategia che trovate interessante per viaggiare, fatemelo sapere, scrivetemi qua nei commenti qua sotto. Se mi verranno in mente invece a me altre cose, vi aggiungerò un altro video se vi interessa. E comunque, grazie di aver seguito il video. Iscrivetevi al canale perché io pubblicherò altri video.
prossimamente qua dall'Angola dove mi trovo in questo momento. Se siete curiosi, avete domande, qualsiasi cosa, interagite con me anche sul mio blog yaraheideblog.com oppure su tutti i social che ho, quindi Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Quindi se volete seguirmi anche lì mi fa molto piacere. Intanto vi abbraccio e vi bacio tutti. Ciao ciao!